Eccoci qua, oggi siamo sull'Elbo a provare una tecnica, una teoria nuova. Come potete vedere non c'è acqua, praticamente è tutto completamente secco. L'Elbo è senza acqua completamente, infatti adesso stiamo facendo giusto un po' di materiale aspettando che ci aprano l'acqua. Oggi siamo qui con il mio amico Chris, mitico. Stiamo facendo questa zona, abbiamo spostato tutte le macerie di legna che c'era lì, perché sotto di lì ci sono delle belle pagliuzze. Però adesso niente, andiamo a fare il materiale e ce lo teniamo qui fino a quando non arriva l'acqua. Ecco qui il nuovo setaccio spider che è stato studiato per le pepite, pescando l'acqua a monte con un tubo e convogliando il materiale setacciato direttamente nella canalina. Soltanto che qui lo sto utilizzando con un setaccio molto più fine e trasporto il materiale non nella canalina ma nel setaccio, giusto così da evitare questo salto. Però è giusto per provarlo e devo dire che funziona. Quel materiale lì in poche parole doveva essere in canalina, se c'era un torrentino era già fatto. In pratica ogni zona da scavare c'è una strategia da adoperare, ce ne sono tantissime. Sì, questo è quando è alto normale che l'acqua è lì, sì. Quando è normale l'acqua è lì, l'acqua è lì con la canalina. Sì, c'era anche corrente, volendo va anche in corrente dentro la tramoggia direttamente. Sì, perché la canalina è lì. Cioè quando c'è l'acqua è lì. Incredibile, non ho mai visto l'Elbo così basso. Questo è veramente un posto molto bello, imboscato, tranquillo. E questa nuova formazione, il fiume passava di qua praticamente. Devo calcolare ancora esattamente la pendenza su questo coso qua con la griglia. Adesso andiamo a testare, vediamo poi alla fine se il setaccio a secco mi perde qualcosa, farò un test dello scarto. Comunque, sono piccoli accorgimenti da fare con la pendenza. È buono. Qui il materiale mi sembra buono, eh. È bello. In questo modo sono sicuro che non entrano i sassi. Speriamo che torni l'acqua. Ah, comunque oro c'è. Sì.
non c'è niente qua, qua è tutto lavato, magari qua. Va bene. Sì, però dai, porca miseria. Poi i pesci muoiono tutti. Va bene ragazzi. Per oggi è tutto. Un saluto da Andrea e da Chris. Chris, saluta! Ciao ragazzuoli, alla prossima!